Massimo Cevarro torna a parlare di Nicole Kidman, l'attrice con la quale ha collaborato diversi anni fa, quando lei non era ancora una star del cinema internazionale, ma stava lavorando per diventarlo. In un intervento a Che Fuori Tempo che fa l'attore ha rivelato a Fabio Fazio che in questo talento non ci credeva nemmeno lui, che la conobbe nel 1987 sul set di un'australiana a Roma. Queste le parole dell'attore. Ci vedemmo arrivare questa australiana, questa ragazzona alta, tutta riccia 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 e molto determinata. Diceva. Sicuramente andrò ad Hollywood, diventerò una famosissima attrice. Io e Martino ci guardavamo in faccia e pensavamo. Questa è pazza, non arriverà da nessun'altra parte. Ciò la dice lunga sulla nostra visione cinematografica. Non molto tempo fa Cevarro aveva già raccontato un aneddoto relativo a quell'incontro con Nicole Kidman, facendo intendere che, almeno da parte sua, ci sarebbe stata la volontà di approfondire quella conoscenza tra i due. Cara Nicole, ti ricordi di me, vero? Sono Massimo Cevarro e nel 1987 hai girato con me, in Italia, un film da protagonista e mi sarebbe piaciuto, in amicizia, offrirti un gelato e ma a casa c'era Eleonora Giorgi, stavamo insieme già da 3 anni. Lei era gelosa e... Il prosieguo della lettera recitava così. Poi mi è venuto un dubbio atroce, quello di aver sbagliato a scriverti il mio numero, perché preso com'ero dall'emozione, avevo avuto la sensazione di aver confuso le ultime cifre. Sul finire di quella stessa lettera, pubblicata sul settimanale di più, Cavarro si augurava di poterla invitare a prendere con lui quel famoso gelato mai preso assieme. Insomma, la carriera del sex symbol anni 70 è inevitabilmente legata al fascino che lo caratterizzava e al rapporto con l'universo femminile. La relazione più importante dell'attore è stata, probabilmente, quella con l'ex moglie Eleonora Giorgi, dalla quale è nato il figlio Paolo, recentemente entrato a far parte della squadra di amici come conduttore della striscia giornaliera del talent. Chi se ne frega?